Ritengo che abbiamo uno dei sistemi sanitari pubblici migliori sicuramente al mondo. Il tema della eccessiva differenziazione fra le regioni è sicuramente un tema rilevante che da qualche mese a questa parte si è arricchito di qualcosa che potrà avere un effetto anche positivo, io spero e lo speriamo con i colleghi delle altre due regioni che ho citato sul sistema nel suo complesso, che è quello del percorso dell'articolo 116 della Costituzione, la richiesta di un'autonomia differenziata per alcune regioni. Tutte le regioni fra le materie sulle quali hanno fatto richiesta di autonomia differenziata hanno ricompreso la materia sanitaria e devo dire che nell'andare poi a declinare, dettagliare queste richieste, il percorso è un percorso anche all'inizio, perciò se ne può parlare come di qualcosa ancora molto, come posso dire, in divenire e del tutto incerto nell'esito che avrà. La cosa molto positiva è che le tematiche, pur con delle differenziazioni che nascevano da un punto di partenza diverso, anche rispetto a scelte già formulate, questo riguarda in particolare la Regione Lombardia, la legge 23, e appunto con queste differenze però le tematiche di interesse e anche il merito su queste tematiche di interesse all'interno della più complessiva tematica sanitaria fra le nostre tre regioni è stato assolutamente allineato. I testi che quasi indipendentemente alla fine abbiamo sviluppato da un confronto sembravano quasi scritti dalla stessa mano. Questo a testimoniare che ci sono alcuni elementi che probabilmente in regioni che nel corso del tempo hanno, per merito, per anche condizioni positive di contesto, perché effettivamente c'è anche questo elemento che caratterizza realtà come quelle lombarda, emiliano-romagnola e veneta, ha saputo amministrare in modo oculato, con buoni risultati per i cittadini. Noi, le nostre tre regioni sono sempre state, praticamente da quando esiste il concetto di regione benchmark, fra le regioni benchmark, con un livello di erogazione dei LEA elevatissimo. Abbiamo sempre garantito il pareggio di bilancio. Evidentemente ci sono alcuni vincoli di sistema, alcuni elementi che cominciano a rendere difficile anche per chi amministra regioni che funzionano bene continuare ad amministrarle, e c'è dall'altro lato così, l'illusione piuttosto che la convinzione di poter fare di più con un margine di libertà aumentato, di poterlo fare anche magari proponendo soluzioni che potrebbero essere utili anche per chi invece si trova ancora in quell'area degli indicatori tutti rossi dello Euro Health Consumer Index.